Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. A Milano, aggressione a picconate, le vittime di Kabobo salgono a 3. Genova, le ricerche della nona vittima ancora vane. In America, la P denuncia, il governo ci ha spiato per 2 mesi. Deceduta un'altra delle persone aggredite a picconate da Kabobo, il 64enne ricoverato nel reparto di neuro-rianimazione del Policlinico. Si aggrava quindi il bilancio del folle ride dell'immigrato ghanese per le strade di Niguarda a Milano. Le vittime salgono a 3. Proseguono le ricerche di Giovanni Iacoviello, unica delle 9 vittime dell'incidente causato dal Jolly Nero, non ancora recuperata. I sommozzatori hanno sgomberato parte delle macerie sul fondo del mare, nel punto dove si presume sia il corpo del sergente. L'agenzia di stampa AP denuncia di essere stata spiata lo scorso anno, tra aprile e maggio, dal Dipartimento della Giustizia americano. I servizi statunitensi avrebbero segretamente tenuto sotto controllo il telefono dei giornalisti delle sedi di New York e Washington. Angelina Jolie rischiava un tumore, quindi si è sottoposta ad un intervento di doppia mastectomia, facendosi asportare i seni. Quanto a Brad Pitt, il suo fidanzato, dice: «Mi è stato vicino in ogni minuto delle operazioni, sapevamo che era la cosa giusta da fare». Tragedia in Myanmar, dove un'imbarcazione con a bordo 200 persone si è capovolta ed è affondata al largo di Pauk Thav. Il barcone stava provvedendo all'evacuazione dell'area in vista dell'arrivo del ciclone Masen, che dovrebbe colpire la zona entro il fine settimana. Aggredita dal cane di famiglia, Lavinia, un maremmano, una bimba di 15 mesi, sottoposta a un intervento chirurgico, è in prognosi riservata. La piccola era in casa con i genitori quando l'animale l'ha azzannata al collo e alla testa. Le sue condizioni comunque sono in netto miglioramento. Valentino Rossi, ottimista in vista del GP di Francia sullo storico circuito di Le Mans di domenica. Le Mans è una buona pista per me, anche perché negli ultimi 2 anni sono stato in grado di arrivare sul podio, dice il pilota.